31 dicembre 1978. Quindi siamo, gentili telespettatori, amici di Teleaia, soci Comus, e come uso dire io, gentili telespettatrici più che altro, siamo alla vigilia dell'anno nuovo. Un anno che arriva tra poco, un anno che ci trova questa sera qui su uno degli studi di Radio Teleaia, uno studio diciamo così atipico, dato che è lo studio dove si elaborano i filmati, dove si fanno quei famosi mixage, non so se dico esattamente, e dove più che altro vengono fuori tutti quella produzione che cerchiamo di proporvi. Ebbene, questa sera ho accanto a me qui Gianni Ciuffini e Luigi Bartoletti e naturalmente tre voci che avete sentito più di una volta. Che dirvi, cosa vi proponiamo questa sera? Io ho pensato insieme appunto allo staff redazionale, a tutti coloro che collaborano con Teleaia, di proporvi così una carrellata di quei programmi che senz'altro non diciamo hanno sfondato, perché non siamo in grado di dire hanno sfondato, ma quei programmi che sono rimasti un po' impressi sia a voi che a noi. Ebbene, con che cosa si può iniziare, Luigi? Innanzitutto volevo iniziare con un ringraziamento verso tutti i soci, in particolare soprattutto verso i soci committenti le informazioni economiche, quelle informazioni economiche che troviamo immancabilmente, e forse qualcuno ha detto che sono troppe, ma per noi il fatto che sono troppe è un buon segno, è un segno che la gente ci ascolta, che la gente viene da noi, la gente ci segue, ha fiducia in noi. Ringraziamo anche quei pochi che ci vogliono male, tra i quali quelli che materialmente ci hanno fatto molto danno con quel famoso furto. Però i nostri soci hanno visto che il giorno dopo eravamo sempre presenti, hanno avuto fiducia, e purtroppo se ne nominiamo uno dobbiamo nominarli tutti, abbiamo deciso di nominarli tutti. Diciamo questa formazione che ci ha dato la sussistenza. Ecco, li ringraziamo in modo particolare e li nominiamo tutti per non appunto incorrere in particolarismi. Scusami Luigi, prima che tu inizi la serie, io vorrei questa sera crearmi un alibi, l'alibi della sigaretta, dato che tu, come sai, il presidente che ci segue dietro l'angolo, ce lo creeremo tutti. Ecco, ecco anche Gianni, ce lo creiamo. È la prima volta che davanti a una telecamera noi gli operatori fumano. Ecco. Anche perché questa è diciamo una trasmissione un pochino sui generis, perché viene fatta proprio cogliendo quell'attimo che tutti i giorni viviamo, cioè che stiamo, in cui lavoriamo. Ma visto che l'elenco è lungo, vorrei iniziarlo. Ringraziamo il Contadino, Motel Cantalodole di Magione, l'Oreficeria Orologeria Pagana, la Carrozzeria Trottini, Finetti, la Perugia Caravan, Sabatini, Sposini, Anna Sport, Scorpioni Galliano, Vicarelli e Ferranti, Tiber, Latte Tiber dei Fratelli Argenti, Schippa, Casciarri, Ferramenta Casciarri, sia Orecchini della Madia, la Univex e il dottor Giancarlo, la Casa del Lampadario, Federici Claudio del ristorante Hotel Rendezvous, Borghesi Abbigliamento, Grifo Parati, Caporalini, Zugaroni, Benda Milena, la Proloco di Pila, Scorpioni, Galletti, Cocorio, Mariotti Renato, i Fratelli Palomba, la Casa della Bomboniera, il Centro Cinematografico, PDF, Laia Tour, Calzoni Vittorio, Bianchi Giulio, l'Artigiana Poltrone, la Metalmare, la Discoteca Solaris, la Ditta Bitis, lo Studio Tecnico Mattioni, la Ditta Brozzetti, la Ditta Fibar, la Ditta Stivalini 2K, la Electron Antifurti, la CIA Estintori, l'Umbria Riscaldamento, la Fotoottica Brinci, Orfeo, la Fotoottica Brinci Ennio, Maida Fulvio, la Geriam, la Sicat Ticchioni, gli Eredi Panfoli, la Cooperativa Produttori Latte, Latte Grifo, la Paidosan, la Telmo, la Fab, la Caini, la sezione Perugia, questo è intraducibile, non si legge, la ISET, la CGM di Gentili Marciano, Bambagioni, Magazzini Sette Valli, la Esso Italia, la 6S, l'Intermotor Opel General Motors, l'Edilizia Centro Nord di Magione, la ditta Segoloni di Passaggio di Bettona, la Moretti Arredamento,
la De Mai Caravan, la foto ottica Brinci, la ferramenta Palazzoli, la ditta Campi, le M Estetica Micheli, la casa dell'acquario, la Paidosan, la Fab, la BS2 lenti a contatto, la casa del confetto, l'arredamento Piarelli, Bartolini Mallio, assistenza e ricambi, lavatrici elettrodomestici, il Luna Park, l'Edil Ceramica, la ferramenta Severi, la cooperativa alberghiera Montebello, albergo ristorante Italo, la Grifo Parati, Luca Mood, Petti Rossi, Zugaroni, la Reda Rai-Fi, la boutique della sposa, la Ticchioni Caravan, i mobili Pittola, i mobili Beccari, lo Stereo Center, l'Umbrauto Alfa Romeo, l'Orto Market, il ristorante Rita, il Nuovo Arredo, la pelletteria Sabatini, il Canguasto, l'Ivi Lido Coltellerie, la Commel, il centro cinematografico PDF, l'abbiamo già detto, forse non ho ripetuto, Pochini Iride Argenteria, Arduini Lauretta, i Fratelli Argenti, la Comer, Casa Sicura, Menichelli Ilvo Fiori, Vicarelli Ferranti, Fagioli Giuliano, Hobby Foto, Efeso Club, Bindocci Casa della Bomboniera, il Canterano, Bastianini e Tega, qui non si capisce, l'Associazione Italiana Pellicceria, la Fabbrica, Allevi Argenteria e l'ultima che deve ancora andare, il Colorificio 20 giugno. Io poi vorrei aggiungere un qualcosa di personale, per quanto io, insieme a Gianni, insieme a altri, tu forse molto di meno, perché usi gestire il discorso dell'informazione da dietro le telecamere. Ebbene, un grazie anche a Belia Sereni, quell'acconciatore che ha gestito ormai da 2 anni il discorso delle nostre chiome. Questa sera, tra l'altro, ancora ci devo andare, cioè cercherò di andarci. Dobbiamo andarci tutti. Non arrivo fuori turno. Comunque, ecco, ringraziamo, come ringraziamo Cecchetti che ci ha dato Cecchini. Che ci ha dato fornito gli impianti elettrici, ecco, e poi altri che tu ti ricordi, Parati, Mugnini Poerio, ecco, bravo, vedi, e la ditta Telmo. Ecco, un grazie di cuore, un buon anno a tutti voi. E Dona, io, dato che l'elenco è stato lungo e a questo punto, gentili telespettatori, è segno evidente che senz'altro ci seguite, perché questa è la testimonianza di cui diceva Luigi, è senz'altro una testimonianza materialistica, quindi che si può toccare con mano. Ebbene, che dirvi, cosa proporvi questa sera? Ricordi di Teleaia, alcuni spezzoni, alcuni personaggi che hanno visitato i nostri studi, dai politici agli sportivi, non so, vedremo. Siamo qui in uno studio, siamo in 3, io, Gianni e Luigi, e cercheremo di proporvi quei volti che senz'altro hanno allietato le serate redazionali, le serate di spettacolo di Radio Teleaia. È un momento un po', diciamo, commovente, perché quando muore un anno, e quando c'è la parola morire è sempre commovente, muore un anno, se ne va, diventa ricordo, e il prossimo anno è il futuro. Chissà cosa ci aspetta, non lo sappiamo, speriamo solo di continuare a stare insieme a voi nelle vostre case. Quindi Luigi, io non partiamo, so, partiamo con i politici, diamo la precedenza A una donna. C'è una sola consigliera donna, è Katia Belillo, che rappresenta il Partito Comunista Italiano in seno al Consiglio regionale. Io direi proprio di iniziare con lei, con un piccolo brano di un suo intervento, anche perché a Katia Belillo questa sera diamo del tuo tutti, va il nostro più sincero augurio. È una donna su 30 al Consiglio regionale, merita senz'altro l'apertura di questi nostri ricordi di Teleaia. Di lavorare, cioè non libertà in Italia, il fatto per esempio che molti cittadini non hanno la possibilità di curarsi con tranquillità, con serenità, la salute è un diritto per tutti, purtroppo in Italia questo non è ancora un diritto per tutti, la casa è un diritto per tutti, purtroppo in Italia non è un diritto per tutti, ecco, ora io non lo so, appunto, non è questa, cioè capisco che cosa voleva chiedere la domanda, io non posso dire che cosa succede in Unione Sovietica, io posso dire però che in Italia certo mancano tante libertà, la libertà di gettare le bombe al limite o di... Eccoci giunti così, avete visto Katia Belillo in un suo rapido flash in una delle nostre trasmissioni che si svolge mercoledì alle 21, parliamone con Alla Ribalta, l'uomo politico. E a questo proposito ora vi proporremo altri volti, così dei veri e propri flash. Ma io voglio ricordare tutti coloro che ora, naturalmente, così abbiamo fatto io, Gianni e Luigi, abbiamo fatto un resoconto sommario, ci ricordiamo solo quelli che sono venuti dopo l'ultima estate. Ebbene, Francesco Berrettini, consigliere comunale del Partito
comunista italiano, che venne in occasione del famoso discorso d'attualità degli studenti universitari, dato che lui appunto è consigliere d'amministrazione dell'Università Pestagnieri, quando ci fu quella famosa specie di rivolta contro gli studenti stranieri, o a pro o contro, come succede sempre nelle cose nella vita. Ebbene, Francesco Berrettini, poi abbiamo avuto Settimio Gambulli, allora presidente del Consiglio regionale, subito sostituito, come voi ricorderete, con le vicissitudini politiche, dall'avvocato Massimo Arcamone, e anche lui è stato nostro ospite. Poi abbiamo avuto Giancarlo Mercatelli, Gennaro Ricciardi, Pierluigi Neri, Sandro Boccini, Domenico Fortunelli, Marzio Modena, Katia Belillo, che avete da poco visto, il sindaco di Perugia, l'avvocato Stelio Zaganelli, l'assessore alla sanità Vittorio Ceccati, l'assessore ai beni culturali professor Roberto Abbondanza, il democristiano Sergio Bistoni, il comunista Marcello Panettoni, Mario Roic, simpaticissimo zio Mario di una rubrica concorrente di Radio Out, perché bisogna ricordarlo, e l'ultimo nostro ospite è stato il presidente della giunta regionale Germano Mari. Ma procediamo con questi volti, e ora vi proponiamo un intervento, un flash su Marzio Modena. C'è chi è rappresentato come i comunisti dal suffragio elettorale da 13 consiglieri più uno della sinistra indipendente, chi come i democristiani da 9 consiglieri, chi come i socialisti da 4. Marzio Modena rappresenta invece una sola persona, rappresenta il Democrazia Nazionale, il partito che si è disunito, che si è sciolto dal Movimento Sociale Italiano. Ebbene, siamo democratici, diamo spazio a tutti, quindi anche a Marzio Modena, anche se è il solo rappresentante del suo gruppo. Parlo del Consiglio regionale, intendo rappresentare i demonazionali e basta. Quando parlo del Consiglio regionale intendo rappresentare tutto quell'elettorato di centrodestra che si trova oggi sostanzialmente fuori misura, perché non trova più nessuno che parli dei suoi problemi, cioè che parli con il concetto, il modo di pensare, il modo di vivere di un uomo di centrodestra, di destra per essere più precisi, e che al quale io cerco di dare una voce in Consiglio regionale. Non credo che ci sia, al di là delle etichette, delle sigle, una trasposizione. Uomo di destra ero, uomo di destra rimango. Oggi metto l'accento sul tema e sul problema della destra democratica. Perché? Perché ritengo che continuare nel gioco. Ecco, gentili telespettatori, Marzio Modena. Marzio Modena, anche a lui i nostri auguri di buon anno. Ma passiamo, ecco, il consiglio tecnico, come avete notato, tieni fermo il microfono, uno dei miei vizi più sagaci, cioè più vedibili anche dal telespettatore. Comunque, passiamo invece al primo cittadino della nostra Perugia, all'avvocato Stelio Zaganelli. Il suo intervento nella nostra redazione fu senz'altro positivo, suscitò una catena di telefonate, dato che parliamone con è proprio una rubrica dedicata all'uomo politico messa a contatto con i nostri telespettatori. Ecco Stelio Zaganelli. Invece di far fare le contravvenzioni faceva dei biglietti di invito, e il sindaco del comune fu messo sotto processo per omissione di atti d'ufficio, perché in effetti a questo è che qualche volta si è riuscito che non vogliono il biglietto d'auguri, ma nemmeno, ecco, questo momento, un momento di cioè proprio il Perugino, il signor sindaco vede quelle pattuglie. No, adesso mi vengono in mente due numeri, 76-77, non so perché le mie multe hanno sempre queste sigle, forse sarà antipatico a questi due vigili, non so chi sono, so solo che sono siglati. Ecco, perché gli altri non me la fanno, perché sanno che sono un giornalista, che vanno a fare certe interviste, certi posti, naturalmente la metto in un posto che non diano via al traffico, questo è chiaro, a volte però non so sta vietata. Comunque, a prescindere dalla mia situazione personale che è, insomma, io non cerco naturalmente di portare avanti questo, però, caro signor sindaco, a volte quelle pattuglie, mi deve credere, sembrano veramente spedizioni punitive. Io le vedo a volte arrivare su dei crocicchi e a tappeto, senza discutere, fare multe. Ora, su quei crocicchi c'è... Ecco, abbiamo sentito uno stralcio, come appunto ho detto poco prima, anche un flash dell'avvocato Stelio Zaganelli, primo cittadino della nostra Perugia. Ebbene, non volendo, perché stiamo riassumendo così i brani di questa nostra nastroteca, così sommariamente, senza captare un determinato discorso, anche perché l'improvvisazione senz'altro a volte dietro di sé nasconde dei lati positivi. Ebbene, è venuto fuori proprio quella meravigliosa spedizione
sanzione punitiva di alcuni vigili che però, ripeto, alcuni, un 2-3%, mentre l'altro 97, Luigi, merita tutto il nostro ringraziamento, buon anno proprio ai vigili che operano e che fanno opera di prevenzione. Più ecco, che io farei un punto soprattutto a quelli che quando si chiude la macchina gli si sta 5 minuti, sì, senz'altro, fanno finta di andare via. Poi magari quando uno entra al bar o al tabacchi a comprare le sigarette, esce e la multa sta lì. Ecco, difatti, e il vigile non c'è più. Io difatti in quella trasmissione parlai proprio di questi casi, il caso rapina l'ho definito io, no? E senza, tu Gianni che ne pensi a proposito di questi vigili che si nascondono, pochi, ripeto, il 2-3%? Ma io qua a Perugia fortunatamente da quando sono qua non ho mai preso neanche una multa, questo deve essere un fatto positivo, mentre a Roma, a Roma ne prendevo 3 o 4 al giorno, no? E invece qua ho notato anzi che sono molto più comprensivi, che se dici vado un attimo lì a prendere una cosa, in genere non mi è mai successo ancora questo. Oddio, non è detto che non... Comunque, gentili telespettatori, passiamo a questo commento breve, ripeto a tutti i vigili urbani di Perugia il buon anno più caro da tutti noi di Radio Teleaglia. Ma passiamo invece a un momento senz'altro meraviglioso, quello della sanità. La sanità che ha bisogno di questa riforma sanitaria, speriamo che realmente scatti. E abbiamo qui proprio ora inquadrato l'assessore alla sanità regionale Vittorio Cecati del Partito Comunista Italiano. Ebbene, sentiamo insieme questo stralcio di questo suo intervento, anche questo catalizzato in Parliamone con Alla Ribalta l'Uomo Politico. Tutto qualche fatto che non credo attenga alla vita della regione, al modo come la regione è stata gestita, ma che attenga probabilmente a fatti interni al Partito Socialista Italiano. Probabilmente comincia o ricomincia, come diciamo abitudine all'interno di questo partito, un po' l'assalto alla diligenza in vista di future competizioni elettorali. Probabilmente si pensa. Ecco, questo era Vittorio Cecati, assessore regionale alla sanità. E ora vi proponiamo il professor Roberto Abbondanza. Roberto Abbondanza, assessore ai beni culturali. E in questo filmato, tra l'altro, ci sono delle distorsioni, chiedo venia ai sì, tecnici. Lo mandiamo, ecco. Ecco, delle distorzioni tecniche del colore, dite no, voi. Ecco, la telecamera che avevamo, che è tuttora in riparazione, cominciò a dare dei segni di esaurimento nervoso, infatti, come tu vedi, anche le telecamere. E allora siamo passati ad uno studio in bianco e nero, ma torneremo allo studio a colori molto presto. Ecco, al principio del 79. Comunque sentiamo anche del professore Roberto Abbondanza uno stralcio del suo intervento alla rubrica Parliamone con. Naturalmente il mio impegno doveva andare verso quella forza che in qualche modo, in maniera più conseguenziale che altre, voleva una reale, diciamo, articolazione regionale del paese. Ecco, senta professore, proprio in base a quanto lei ha detto in questo suo brevissimo curriculum, perché è breve realmente, anche se ha tracce... Ecco, gentili telespettatori, ora vi proponiamo, spiazziamo dal professor Roberto Abbondanza un pozzo di scienza e di cultura per passare al più giovane consigliere maschio, dato che c'è Katia Bellillo che è la più giovane per anagrafe, Marcello Panettoni del Partito Comunista Italiano. Il consigliere più giovane merita senz'altro un nostro ricordo, un nostro buon anno anche a lui e alla sua carriera politica, che senz'altro sarà fantastica, dato che, lo ripeto, è giovanissimo. Quindi sentiamo uno stralcio dell'intervento di Marcello Panettoni alla rubrica Parliamone con. Allora, non si capiscono alcuni atteggiamenti che Fiorelli assume durante i dibattiti consigliari e alcune decisioni. Ora, questo è un discorso sulle questioni generali, poi niente toglie al fatto che in alcune occasioni, anche su posizioni politiche e amministrative di grande importanza, Fiorelli dica delle cose effettivamente giuste. Un esempio per tutti. Ecco, questo, gentili telespettatori, era Marcello Panettoni, il più giovane consigliere al nostro consiglio regionale. Ebbene, ora invece vi proponiamo l'ultimo stralcio, l'ultimo flash di un uomo politico, abbiamo preso così a caso, ed è Mario Roic. Mario Roic,
che senz'altro è simpaticissimo, vice segretario provinciale della Democrazia Cristiana, un personaggio che conoscono appunto anche coloro che seguono un'emittente radiofonica, Radio Out, una delle prime insieme a Radio Aie, che appunto è venuta alla ribalta nella nostra regione, perché con il pseudonimo Zio Mario è diventato un personaggio oltre che un politico. Ebbene, auguri anche a Mario Roig, a cui dedichiamo questo stralcio. La signora Ada, a me sembra di che questa voce in qualche maniera io la ricordo. Sì, veramente, una voce molto affettuosa che io ogni tanto sento e che sento molto volentieri, sempre. D'accordo, signora, allora gli allora, contraccambia gli auguri. Tanto noi ci vediamo tra un po' che vengo. Ah, va bene, d'accordo. Vengo. La ringrazio, signora, arrivederci. Arrivederci. Grazie altrettanto. Come vedi, cioè, come vedi, caro Mario, Radio Out, Teleaia, gli stessi ascoltatori, e non è una cosa di... Pronto? Pronto? No, questa volta è caduta la linea. E naturalmente dimostra che colui che segue Teleaia segue Radio Out, quindi penso che sia una cosa, non dico un gemellaggio, ma... Ecco, e con questi altri con quest'ultimo flash si conclude questa carrellata su 5-6, non mi ricordo nemmeno, uomini politici che sono stati nostri ospiti durante la rubrica Parliamone con. E io a questo proposito, non per deferenza, ma proprio... Chiudiamo la prima parte. Ecco, chiudiamo la prima parte dicendovi che auguriamo un buon anno al professore Germano Marri, nostro ultimo ospite, presidente della giunta regionale, al presidente Vinci Grossi della provincia e al sindaco, avvocato Stelio Zaganelli, cioè rappresentativamente rappresentano appunto i tre contesti locali più importanti, il comune, la provincia e la regione. Con questo per il momento è tutto, comunque ancora una volta buon anno. Facciamo... Che facciamo? Che facciamo? Siamo... Che facciamo? Siamo in onda, non siamo in onda. Sì. Non siamo al mare, però. Non siamo al mare. Non siamo al mare, siamo a Teleaia. Io ho il cono gelato. Siamo a Teleaia, che facciamo? Che facciamo, Luigi? Tra poco noi bisogna anche andare, tra l'altro, dal nostro QFR da Belì e Sereni, che ci stanno attendendo lì fuori, perché a mezzanotte dovremo... Ce ne pagano queste informazioni economiche? No. Comunque, adesso a parte gli scherzi, dobbiamo, no, lo noterete, farci barba, eccetera, e cambiarci d'abito, perché a mezzanotte vogliamo brindare insieme a voi. Ci mettiamo in smoking, perché dice che è buona abitudine quando si dà un addio mettersi in smoking. Raga, io non ho lo smoking, comunque cercherò di vestire in scuro, anche dato che siamo in bianco e nero. E È un po' giallino, perché qui è una stanza che non è adatta alle trasmissioni, ma comunque... Qualcosa riusciremo a fare. Ecco, ora Luigi, cosa vogliamo proporre? Ma vediamo un po', abbiamo visto relazionali, il punto centrale, cioè la politica. Vediamo un po' tutto quello che invece è contorno, cioè spettacoli. Ecco, allora diamo la parola a Gianni. A Gianni, sì, anche sì, perché Aia Show, il suo programma, curato come regia e come conduttore, abbandona con il 78, ma c'è alle porte del 79, c'è alle porte del 79 un nuovo spettacolo. Ecco, parlaci di questo nuovo spettacolo che, tra l'altro, se non sbaglio, si chiama Contro TV, o l'altra TV. Cioè, cosa è successo? Che noi da... Scusa, io se devo così riesco a parlare anche con loro un attimo. Cioè, noi da agosto a oggi abbiamo fatto degli esperimenti, diciamo, di una formula di spettacolo che, se secondo alcuni funziona, secondo altri no. Noi siamo convinti, io sono convinto che forse è giunta l'ora, diciamo così, di crescere, no? Cioè di abbandonare un certo terreno fatto così di cose un po' goliardiche, come le definisce qualcuno molto giustamente, di uno spettacolo nato per ridere. Forse alla fine di questo spettacolo ridevamo solo noi. Vediamo però un pezzetto. Sì, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Con l'altra TV, che è un programma che comincerà tra breve, adesso che Gigi mi sabota con tutti i suoi bottoni, con l'altra TV, che è un programma che comincerà tra
tra breve, speriamo, tra qualche settimana, diventeremo maggiorenni, almeno lo speriamo. Ayosho è finito, io sono contento, anche se ha creato molte polemiche, l'ha creato secondo me giustamente, perché era una cosa tirata un pochino su alla svelta velocemente, però in fin dei conti noi ci abbiamo creduto e questo non è un male, come tutti credono nelle cose che fanno, sia nel bene che nel male. Ecco, l'unica cosa che promettiamo ai nostri amici telespettatori per questo anno che sta per cominciare è che cercheremo di crescere anche insieme a loro. Questa è una cosa importante. Io ne approfitto a questo punto per citare tutti i, anzi che alla fine se no ce lo dimentichiamo, i collaboratori di Radio Treaia. Iniziamo dal presidente Enrico Bonelli e passiamo quindi a Luigi Bartoletti, a Gianni Ciuffini, a tutti coloro come Gino Taffini, come Vincenzo Giovi, come Elvisio Vinti, come Sauro Bargelli, come Vittorio Cota, hanno dato senz'altro un notevole contributo alle nostre trasmissioni. Passiamo dopo invece a Mario Baravetto, a Luigi Micillo, il comico che tutti voi ricorderete. Passiamo anche ai cameraman, a Lucio Brunetti, a Stelio, no Stelio, Elvio, Bacocchia, a Bruno Rimini, Arcadio Chiappini, alle Vallette, a Cornelia, a Danila, a Pinella e a tutti coloro che hanno dato un contributo alle nostre emissioni. Un grandissimo buon anno. Buon anno soprattutto anche a Tina Mariucci, la segretaria di produzione, e a Elvia, si sto sbagliando tutti i nomi, a Wally, come la chiamiamo noi, Valeria Cagliani, e a Franco Garofalo, e insomma a tutti. Se ho dimenticato qualcuno, perdonatemi. Comunque a tutti voi da noi i migliori auguri di buon anno. Ok, adesso vediamo un pezzettino estratto da Ayosho di quest'anno, stai calmo. E poi faremo vedere invece di che tono e di che genere saranno gli spettacoli forniti da Treaia nel 1979. Cominciamo con uno spettacolo che andrà in onda proprio il giorno dell'anno. Ecco, dell'anno, quello, questi saggi che facciamo vedere sono domani Ayosho che se ne va, e invece i nuovi spettacoli, appunto quello di domani pomeriggio. No, domani pomeriggio alle ore 19. Sì. Domani pomeriggio alle ore 19. D'accordo, partiamo con Ayosho. Buonasera. L'onorevole Andreotti in una conferenza stampa ha dichiarato giustamente che presto l'Italia entrerà a far parte dello SME. Tutto questo quando... Da un'indagine doxa, la maggior parte degli italiani si è dichiarata contraria al fatidico ingresso nel serpente monetario. Si terrà conto di questa opinione o forse... Sono errati i calcoli di previsione di una rivoluzione in Iran. Infatti le forze dell'ordine controllano la situazione. Il bilancio odierno, secondo le fonti governative, è di 20 morti e centinaia di feriti, colpiti anche dal fuoco degli elicotteri e bombe a mano della polizia iraniana. Il governatore di Isfahan, Mounkeh Righdaf, ha fatto risalire le responsabilità degli incidenti di oggi a Pierluigi Concutelli si è visto confermare l'ergastolo dalla Corte di Appello di Firenze. 24 anni di carcere sono stati confermati a Massimo Arcamone, presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, ha investito il Consiglio del problema delle dimissioni. Ha scritto così il presidente ai capigruppo dei consiglieri. La nebbia agli irti colli piovvigginando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Nel ricordo di Giosuè Carducci
È stato indetto in Romagna un concorso di poesie. Parteciperanno quest'anno illustri componenti del mondo culturale, tra cui Cannibali tra i profughi in Vietnam, testimonianze di fuggiaschi a Formosa, secondo i quali il cannibalismo è l'ultimo tocco dell'orrore. Profughi che per sopravvivere si cibano delle carni di amici morti, 110 persone, fra cui Fanfani parla a Bucarest delle vie di una pace sicura. Nel corso della cerimonia il presidente del Senato italiano ha ricevuto anche la laurea in honoris causa. Scuola elementare e scuola media, per quest'anno il quadrimestre. Sospesa la circolare che istituiva il trimestre, in questa situazione di grave confusione emerge un fatto. Chi ha perso un libro di biologia? Un libro di lezioni di biologia è stato smarrito in Piazza Italia. Non si potrà quindi effettuare una trasmissione TV sull'assistenza ospedaliera. Quest'oggi su questo canale alle 18.30 andrà in onda il programma molto atteso dal titolo Gli aerei non sono sicuri, sospesi i voli in America degli Hercules. La decisione è avvenuta dopo la sciagura di Fort Campbell. In Italia non ci sono ancora problemi. Gli Hercules di marca Lockheed non hanno cavi difettosi, perché sono della serie Bustarelle, buste e strenne. Quest'anno un po' d'arte in libreria. Un regalo di Natale interessante può essere un bel libro, specialmente se scritto da... La Camera di Commercio di Perugia pubblica mensilmente il bollettino dei protesti, su cui si riflette la situazione economica generale, cui in questo mese i principali citati sono... Il vescovo di Perugia acquisterà senz'altro il libro scritto da Papa Wojtyla, La bottega dell'orafo, che il pontefice scrisse 20 anni fa, quando era vescovo di Cracovia, sotto il pseudonimo di Spettro nel castello di San Marco. Alcuni passanti, richiamati dalle grida della padrona, sono accorsi a vedere colui che disturbava il sonno dell'anziana signora. È risultato poi che la signora si è dichiarata extravergine di qualità eccezionale. L'olio raccolto da un nuovo molino in Umbria viene ottenuto macinando la... Le pensioni, cresce la polemica per la decisione dei deputati. I sindacati si lamentano, anzi hanno deciso di lamentarsi ulteriormente fino a che... Castagnier vincerà finalmente in casa? È probabile, dato che il trainer perugino proporrà contro il Catanzaro una formazione di tutto rispetto. Con quest'ultima notizia sportiva concludiamo il nostro notiziario. Vi diamo appuntamento, come al solito, domani. Signore e signori, buonasera. Buongiorno. Ed ora, gentili telespettatori, dopo un brano di Aya Show, passiamo invece, come diceva appunto prima Luigi, a quello che vi proporremo nel 79. E chi meglio di Rachel Welch? Rachel Welch, una donna che si commenta da sola. Io non ho nulla da dire, guardiamocela insieme, questo breve. Ancora. Ecco, diciamo che questo programma lo potranno vedere gli amici telespettatori, ricordiamolo, domani alle ore 19, dalle ore 19 alle ore 20, cioè domani, il primo giorno dell'anno. Spero 1900. Che, cioè credo che lo vogliano replicato parecchie volte. Comunque, via con queste immagini.
allora, cari a Peppe. Dunque, Peppe il barbiere. Dunque, e a questo punto io abbiamo parlato. Abbiamo parlato di. Vi abbiamo proposto, anzi, Rachel Wenk, una parte di Aya Show, e terminiamo con la parte spettacolo ricordando i personaggi che abbiamo intervistato durante l'anno. E siamo passati da Mike Buongiorno a personaggi, come lo ricorderete, ma penso che sia del 77. Vogliamo far vedere Mike Buongiorno? Facciamolo vedere. Facciamolo vedere. Comunque facevo, seguitavo la carrellata. Ma aspettate, tu vai a prendere il. Se non vuol venire? Sì. E se non vuoi provare a prenderlo. Comunque ecco, Domenico Modugno, che abbiamo intervistato, perché non abbiamo più il nastro, lo abbiamo sopra negli uffici. Permetti che te lo tenga sì, io. Sì, ecco, dunque Domenico Modugno e poi altri personaggi che ora non mi vengono in mente. Comunque senz'altro abbiamo Renato Zero. Renato Zero, Alan Sorrenti, che non abbiamo mai mandato, ma che comunque teniamo in archivio. E poi le chocolates. Beh, a livello spettacolo abbiamo fatto qualche cosa, certo, non dipende certo dalla nostra volontà. Innanzitutto devo dire che per quanto riguarda la carenza di spettacoli lunghi, innanzitutto non c'è il giro. Quando c'è il giro purtroppo ci troviamo che non ci sono le luci, perché la nostra difficoltà delle riprese di spettacoli, che anche occasionalmente capitano, sono buoni spettacoli, sono date dal parco luci, che generalmente è scarso in quanto è fatto per l'occhio umano, per lo spettacolo vivo è vero, ma purtroppo la telecamera ha bisogno, nella sua non finzione ma come chiamiamola in realtà, di luci molto più forti, e pertanto molte volte abbiamo dovuto rinunciare a registrare altri spettacoli. Comunque ecco, sta arrivando Mike Buongiorno. Eccolo, sì, sta arrivando. È arrivato Mike Buongiorno. Ne facciamo vedere un pezzo. Vediamo solo che non so, ecco, veramente pratica il punto. Ecco, così per proporlo. Ci fermiamo un attimo e lo mandiamo. Mike, buongiorno. Hai capito? Anche pubblico contrario. L'importante è, svolgendo il proprio lavoro, di essere rispettati professionalmente parlando. E devo dire una cosa, che forse anche quelli a cui io non sono simpatico, magari perché qualche volta ho detto qualcosa che non gli andava bene, o perché non amano i quiz o che so io, perlomeno professionalmente mi rispettano, e questo è una cosa che mi dà soddisfazione. Senti, io vorrei farti un'ultima domanda, un po' cattivella, dato che tu ci hai svelato, noi qua non lo sapevamo, di questa cosa che fai anche l'editore di una. Non abbia paura. Si è portato il binocolo il signore, perché cioè, se no non lo vedo bene. Ah, ho capito. Ecco, il nostro camera non ce lo fa vedere. Volevo dirti questo. Tu adesso ci hai svelato che fai l'editore di una televisione del nord, va bene? Tu il giovedì sera, sinceramente e schiettamente, sapendo che c'è, può succedere che la tua televisione privata mandi in onda una cosa, però tu sei in onda. Ti spiego, dunque, io ho studiato bene i palinsesti per noi che faremo anche la televisione privata. Io ritengo che noi non dobbiamo assolutamente. Cioè, noi dobbiamo fare un tipo di programma diverso da quello che fa la RAI, però c'è un orario di fronte al quale la TV privata non può competere, ed è l'orario dalle 20:40 alle 22, quando c'è la trasmissione più importante della serata. Difatti già noi, e così farete anche voi, noi prevediamo di mettere sempre in quell'orario film e telefilm. E poi alle 22, quando la RAI passa al secondo programma della serata, che in genere è meno importante di quello che è venuto prima, allora noi dobbiamo sfoderare. Dobbiamo tirar fuori le unghie, insomma, hai capito? Dobbiamo sparare le nostre cartucce. Quindi ovviamente. Ecco, gentili telespettatori, questo era Mike Buongiorno intervistato da Gianni Ciuffini, ma altri personaggi sono stati impressionati nelle nostre telecamere, come Renato Zero, come ho detto appunto prima, i Chocolates, Alan Sorrenti, Domenico Modugno, eccetera. Ma non rievochiamoli tutti, come diceva appunto prima Luigi, sennò sarebbe veramente lungo. Ecco, mi tiene il microfono, c'ho il vizio di maramaldeggiare con il microfono in mano. E quindi ora invece vi proponiamo un brano di Antenna Diretta. Antenna Diretta è la rubrica che si svolge alle 22:30 del venerdì, gioca quiz con i telespettatori con interventi di spettacolo. E in un solo colpo vi proponiamo tre personaggi. Uno è Vincenzo Giovi, che è qui accanto a me, che ha preso il posto di Gianni, e l'altro è Luigi Micillo e ancora Mario Baravetto. Quindi tre collaboratori di Radio Teleaia, presi da me come conduttore di Antenna Diretta nella mia trasmissione. Vediamo che cosa ci proposero in un flash quella sera. Ci sera, per esempio, tra Piangiarelli hanno sempre la bella scena, insomma, ecco, più o meno le squadre. Poi c'è Bologna, memo male che si sono persi, perché a forza di mette sali è diventato un castronaro proprio questa squadra, che via discorrendo così. Poi ci parliamo
parlavo delle squadre umbre, dico certo, c'è la Ternana, c'è una mascella quella Ternana che è forte, di mangiarsi i colli, gli è venuto fuori, gli è venuto lo stomaco, una stincaia. Il dottore la malaria passa l'acqua. Speriamo che i nostri amici vitali non ci stiano ascoltando. Dice Perugia, non parlavo del Perugia, guarda, sono diventati tutti cacciatori qui a Perugia, con una malizia addosso, a forza di fatti rimangini hanno fatto una casarza dei punti. Io, ripeto, spero di non essere stato noioso. Sei annoiato. È una cosa che... Oleone, non hai visto? Oleone, abbiamo parlato del Napoli. Tu hai detto male. No, tu hai detto Oleone. Per forza, il Napoli è una squadra che è una schifezza nazionale. E quello basta che fregano, vero? Tutt'altro, ecco. Quindi ci sarebbe ancora a dire altro, però io penso che riserveremo per un'altra occasione. No. Possibilmente. No, finale 2. Possibilmente è Mario senza la presenza di questo individuo, perché senza possibilità. Quasi altro discorso. Io vorrei fare un bel applauso personalissimo per questo studio sui nomi e cognomi, anche qui c'è messo dentro mio padre sul Taranto. C'è entrato. Comunque io ringrazio veramente Vincenzo Giovi, un bel applauso per il pubblico Vincenzo Giovi. Il gioco del calcio. Luigi, mi devi fare un favore, anzi Mario, Luigi, con Luigi non ci parlo più, diventa una cosa insopportabile. Mario, me lo porti via per favore. Io sono un anime innocente, io ho lavorato sempre in vita mia. Vincenzo, ex atleta, me lo porti. Vicillo è un caro amico che ci conosciamo, Vicillo quanti anni sono? Non ti conosco proprio. È la vita. Non ti ho mai visto. Vicillo è la vita. Appena vado al campo dico sono amico di Giovi, quando c'è il pennale ci mi buttano fuori. Va bene, questi erano Mario Paravetto, Luigi Micillo. Allora andiamo, bravi. Ecco, gentili telespettatori, ripeto che siamo, grazie Luigi, è più sicuro nelle tue mani, e che siamo così arrivati alle porte della mezzanotte e di conseguenza vogliamo arrivare al momento più esaltante che sta vivendo la città di Perugia. Ebbene, vi abbiamo proposto in una unica inquadratura di una delle tante antenne dirette alcuni personaggi, Mario Baravetto, Vincenzo Giovi, Luigi Micillo, il sottoscritto, la simpatica Cornelia e più che altro anche Simonetta, cui va in questo momento il buon anno di tutta la redazione. Ma ricordiamoci insieme ora, e questo è il mio momento debole, ho qui accanto a me Vincenzo Giovi che ha sostituito in questa sedia Gianni Ciuffini, ricordiamo invece insieme quei meravigliosi momenti in cui il vostro Guglielmo dice sempre ed è gol. È diventata ormai la mia sigla, il mio sinonimo, passo per la strada e mi dicono Mazzetti ed è gol. Così. È stato gol anche oggi a Pistoia, Mimmo 2-1. No, oggi. Che oggi? Ieri? Ieri a Pistoia. Oggi. State tanto. Oggi. Vincenzo, non c'hai il senso del giorno. Devo rimanere nel 78. Anni 78. Ce lo lasceremo. Oggi è ieri. Purtroppo si rimane attaccati all'anno che sta morendo, sì. No? È una cosa naturale, quindi ecco, anche ieri è stato gol, non c'era la tua voce naturalmente, però è stato gol lo stesso. È stato gol lo stesso. E gentili telespettatori, quale fotografia migliore del meraviglioso campionato che sta disputando il Perugia, ai cui ragazzi vanno tutti i nostri auguri di un felice anno nuovo, anche perché il Perugia sotto sotto nasconde una meravigliosa sorpresa per la propria tifoseria, per i propri sportivi. Ho accanto a me Vincenzo Giovi, l'abbiamo proposto nelle vesti di pseudo così comico, e per il calcio vi dedichiamo alcuni spezzoni di quei famosi ed è gol. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, arrivederci nel 1979 da tutta la redazione di Radio Tele Aia. Auguri a tutti. Ancora Nappi indietro per Redeghieri, lungo il lancio di Redeghieri per lo smarcato Casarza, cross al centro di Casarza, Speggiorin ed è gol. Palla al centro dell'area di rigore, il colpo di testa vincente di Vannini, Bagni, e c'è il secondo gol Bagni che c'è sembrato Bagni, comunque c'è il secondo gol. Vediamo ora il giocatore abbracciato, comunque Speggiorin, quindi è una doppietta di Walter Speggiorin. Calcio d'angolo battuto corto all'inglese, ancora Casarza al centro, Bagni ed è gol, 1-0 per il Perugia. Partire una botta battuto nel sulla palo, quale cioè Alberto Rosi ha dovuto tuffarsi, cacciatore in palo, prende Bagni ed è gol, prima rete realizzata su un cross da destra
campionato in corna di allo testa. Stadio Federica Sarza tira ed è gol, 1-0 per il Perugia al 13° minuto. Per Butti il centro in area, il colpo di testa di Dal Fiume e c'è la sforbiciata vincente di Speggiorin, 1-1 quindi al 18° minuto della ripresa. Il gioco dallo stesso Bagni per Butti, il centro in area, il colpo di testa di Dal Fiume e c'è la sforbiciata vincente di Speggiorin, 1-1 quindi al 18° minuto della ripresa. Gol vincente, gol capolavoro di Speggiorin.